All'indomani del sì pronunciato dalla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, contro le perquisizioni e intercettazioni subite da Bruno Contrada, ex numero 2 del SISD, Servizio Civile dell'Italia, la CEDU ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dai suoi legali. L'approfondimento giornalistico in questa intervista telefonica con l'avvocato Stefano Giordano. Qui siamo a un primo step, il ricorso. Normalmente il 97% sono dati ufficiali della Corte Europea, vengono dichiarati irricevibili. Questo ricorso appartiene a quel 3% che poi se la giocherà col governo italiano, che ha assistito dall'Avvocatura dello Stato, per verificare la fondatezza delle doglianze che noi abbiamo proposto. Cosa sono stati i fattori che hanno fatto decidere in tal senso la Corte Europea? Innanzitutto la fondatezza delle violazioni dal punto di vista della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo sollevato anche un problema che non riguarda soltanto il dottore Contrada, ma un problema di carattere sistemico. Al di là delle perquisizioni che a nostro parere illegittimamente ha subito il dottor Contrada, c'è un problema che riguarda le intercettazioni ambientali e telefoniche, che a oggi la legislazione italiana non ha ben definito i requisiti. Attualmente basta che il pubblico ministero ipotizzi che sia stato commesso un reato. È possibile sostanzialmente intercettare qualsiasi utenza telefonica o effettuare qualsiasi intercettazione ambientale in capo a tutti i cittadini di questo paese, senza restrizioni di alcun tipo. Riteniamo che sia assolutamente illiberale, troppo pressante in una società democratica. Da questo punto di vista la Corte Europea, avendo sollevato questo problema, possa darci anche una mano e possa spingere l'Italia a riformare la legislazione sulle intercettazioni. Ritengo che avere proposto questo ricorso abbia quindi una valenza non soltanto a tutela del povero dottor Contrada, ma anche a tutela dei singoli cittadini. In casa Contrada come è stata appresa questa notizia? Con la solita serenità e cautela, con soddisfazione, perché il dottor Contrada è una persona che ha il senso dello Stato. Il caso però, Contrada cosa sta facendo capire a distanza di tanti anni, a parer suo? È servito, diciamo, nel luglio del 2017, con la famosa sentenza della Cassazione, che fare un ricorso a Strasburgo non è un semplice esercizio di maniera o di scuola giuridica, ma serve a ottenere degli effetti concreti. Quindi chi fa un ricorso a Strasburgo oggi sa che deve ottenere dallo Stato, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione Europea, l'esecuzione di questa sentenza. Noi viviamo all'interno di un ordinamento internazionale che fonda, diciamo, le sue basi su dei principi giuridici che nessuno Stato può violare. Lo Stato italiano su cosa dovrebbe riflettere alla luce di questo pronunciamento? Secondo me dovrebbe riflettere su una disciplina più analitica, più precisa sui destinatari delle intercettazioni telefoniche e anche degli atti a sorpresa in generale. Dovrebbe regolare, secondo me, in maniera più analitica e in maniera più precisa, limitando i poteri dello Stato in tal senso. Poi invece il caso Contrada tipico, cioè la violazione dell'articolo 7 al principio di legalità, dovrebbe, secondo me, tassativizzare la disciplina del concorso esterno e introdurre dei rimedi di carattere processuale che siano idonei a rimuovere il giudicato nei casi in cui la Corte ce lo richiede.